Guido Riccio da Fogliano nacque a Reggio Emilia il 24 settembre del 1290, figlio di Niccolò della nobile famiglia guelfa reggiana dei da Fogliano. Assunse presto incarichi politici e militari nella città nativa, dove la famiglia deteneva dal 1306 la signoria. Nel 1327 si mise al soldo di Siena, che mirava ad espandere il proprio controllo territoriale nella Maremma e nella Miata, ai danni dei nemici pisani e della casata degli Aldobrandeschi. Nel luglio del 1328, alla guida delle truppe senesi, formata da 900 cavalieri e 6.000 fanti, prese la cittadina di Montemassi, difesa da Castruccio Castrahani, dopo averla cinta d'assedio per 7 mesi. Nello stesso tempo conquistò Sassoforte. Della conquista di Montemassi e Sassoforte è celebre l'affresco di Simone Martini conservato nel Palazzo Pubblico di Siena. Nell'agosto del 1331 conquistò, sempre per il comune di Siena, Scanzano, Arcidosso e Massa Marittima. Nel 1332 vinse a Giuncarico i Pisani. Nel 1333, tuttavia, Guido Riccio fu cacciato da Siena con l'accusa infamante di non aver rispettato gli accordi, o piuttosto per timore del troppo potere che aveva conseguito. Si rifugiò così a casa, a Reggio Emilia, dove con il fratello Gilberto scacciò Azzo Manfredi dalla città, ma caduta Reggio nel 1335 nelle mani dei Gonzaga, i due fratelli dovettero riparare in Veneto, al servizio degli Scaliceri di Verona. Nel 1337 Guido Riccio divenne podestà di Padova e nel 1348 podestà di Verona. Nel 1351, ormai in età avanzata, fu richiamato a Siena, ma morì nella città toscana l'anno dopo e venne sepolto nella chiesa di San Domenico con solenni funerali a spese del comune.